Titola Ragazze di ieri, il libro scritto da Elena Cati ed edito dall'artistica editrice, presentato lunedì 14 maggio 2018 al 31esimo Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio incontri di via Santa Teresa, nella città della Mole Antonelliana. La massima kermesse editoriale italiana, appuntamento culturale imperdibile che quest'anno aveva come tema il futuro con le sue grandi incognite, ha ospitato il libro della professoressa del Dipartimento di Agronomia, sezione di floricoltura dell'Università di Torino, Elena Accati. Abbiamo presentato un libro che si chiama Ragazze di ieri, che è edito dall'artistica editrice di Savigliano, che parla dell'amicizia tra due ragazze, Veronica e Regina, due adolescenti che si incontrano quando fanno la quarta ginnasio e poi fanno tutto un percorso insieme fino agli anni della maturità. Poi le due amiche si rivedranno quando avranno 50 anni e faranno un bilancio della loro vita. Spero che anche non lo legano solo le persone di una certa età, ma lo legano anche i giovani, perché possono confrontare l'adolescenza di adesso che vivono loro adesso con l'adolescenza che si viveva negli anni 50. Il romanzo è costruito sull'amicizia tra due ragazze adolescenti che negli anni 50 diventano donne attraversando una serie di accadimenti che coinvolgono anche le loro famiglie, offrendo due stili di vita diversi nell'Italia che fu, sullo sfondo di una Torino operaia in cui l'eco di una Calabria poverissima giunge lontana e tanto diversa dal mare di Alassio, dove l'estate sembra non poter finire mai. A presentare Ragazze di ieri, assieme ad Elena Accati, autrice del libro, è intervenuta la professoressa di lettere Margherita Oggero, i cui romanzi, tradotti in più lingue, hanno ispirato un film e quattro serie televisive, già autrice di testi teatrali e programmi radiofonici per la RAI. È un memoir ed insieme a un romanzo di formazione, le cui protagoniste sono due ragazze che poi crescono, diventano donne e hanno due vite diverse sostanzialmente, che però convergono su un punto che è l'interesse per la scrittura, prima per la lettura, poi per la scrittura e quindi per l'affermazione di sé in un modo che non era quello tradizionale attraverso la famiglia e la maternità. Alcune delle pagine più intense del libro Ragazze di ieri di Elena Accati sono state lette dall'attrice Carlotta Micol De Palma, una carriera costellata da tanti successi teatrali e molto nota al grande pubblico per aver preso parte a serie televisive come Vivere e 100 vetrine. Ragazze di ieri raccontate da una ragazza di oggi. Beh sì, è un libro che mi ha colpito molto perché ha diverse tematiche e racconta la figura della donna nel periodo che parte dagli anni 50, insomma, e va via via crescendo. Ed è molto bello per le donne e per chi non ha vissuto quel periodo lì.